vive in uno agli abitanti del paese, proprietario di eredità della sua famiglia. Possedeva infatti 300 campi, molto fertili, perché non fosse possibile farlo per sé e per la sorella. Vendette anche tutti i beni mobili e distribuì ai poveri la fonte sua di denaro ricavato, riservando la somma più per la parte per la sorella. Partecipando un'altra volta all'assemblea di Lugine, a sentire le parole del Signore, dice il Vangelo, non vi angustiate per il domani, non potendo resistere più a lungo, uscì di nuovo e donò tutto ciò che gli era ancora rimasto. Affidò la sorella alle greci consacrate a Dio e poi egli stesso si dedicò nel presso della sua casa alla rinascita e cominciò a condurre con fortezza la vita aspra senza nulla concedere a se stesso. Antonio lavorava con i propri mani, infatti aveva sentito come parlare chi non vuole lavorare e lui è maggio. Con la parte del denaro guadagnato comprava il pane per sé, mentre il resto donava in loro. Trascorreva molto tempo in preghiera, perché aveva imparato che bisognava fidarsi e pregare continuamente. Era così attento alla lettura che non sfuggiva nulla di quanto era scritto nel Vangelo, nella Bibbia, ma conservava nell'animo ogni cosa, al punto che la memoria finì per sostituire il libro. Tutti gli abitanti del paese, gli uomini giusti, dalla cui bontà si valeva, scorgendo un puntato uomo, lo chiamavano amico di Dio, e alcuni lo amavano come figlio, altri come fratello. Questa è la verità di Santo Antonio Abate, e di fatto è morto per 120 anni, ed è vissuto in quel tempo lasciato per il Signore. Invece ecco, oggi sia tutto, ma non c'è più tempo per il Signore. Chissà se ci fossero ancora forme di vita o personaggi come Santo Antonio Abate. Chissà come cambierebbe il mondo. E se voi vedete che passa tempo meno gente che in chiesa, meno gente interessata alle cose di Dio, come andremo a finire? Solo Dio lo sa. Quanti giovani hanno
Grazie.
Grazie a tutti.
Faccio la prima.